Signori, ben ritrovati qui sul mio canale. Anche oggi 50 rigori challenge. Oggi ospite speciale, proprio lui che si sta riscaldando dietro la cam. Eccolo qua, il nostro Sodin, con la maglia di Dier Drogba. Allora, come andiamo? Come stai? Vabbè, potrei star meglio col fisico, le gambe più che altro, la gamba però... destra. Però dai, rigori ce la facciamo. Dai, sì. Tu hai mai giocato a calcio? A 11? No, mai... solo da bambino. Hai mai tirato rigori? Sì. Rigorista? No, per modo di dire. Hai mai segnato rigori? Sì. Allora ragazzi, dai, non scherziamo, dai, su. Chiunque abbia segnato un rigore è rigorista, secondo questa teoria. No, vabbè, magari facciamo fare il rigorista, però in questa challenge sì. No, in questa challenge faccio presenza, dai, ci proviamo. Vabbè, vediamo, perché comunque, lo ricordo, signori, i rigori sono molto particolari, perché non è mai facile. No, esatto. Non è mai facile, soprattutto per me, però potrei riuscire a entrare nella testa degli avversari e in qualche modo magari indovini sempre la posizione, che ne so, mandarli fuori rotta. Vabbè, vediamo, perché sono molto, io nella mia idea sono molto psicologico. Okay. molto. Comunque, raga, qua sta diventando un trattato di filosofia su dei rigori, raga. Certo. Fa gol, 50 sì, rigori. Sì, io cerco sempre di partire dicendo. Comunque, detto ciò, pronostico. Allora, pronostico. Io vorrei farne almeno la metà, quindi almeno 25. 50%. Sì, 50% di rigori sarebbe male, quindi farne almeno due ogni volta che tiro. No, perché vabbè, avevamo fatto una sfida per il canale ZV e avevamo già fatto dei rigori, quindi effettivamente qua tre entravano, 3 su 5 li riuscivamo a cacciare. E l'abbiamo fatto anche sul tuo. Sì, cioè, l'abbiamo fatto anche sul mio, ragazzi, abbiamo fatto una parte della sfida sempre con Antonio in cui tiravamo i rigori al buon Ragnar. E nel caso andate a vederlo qua, vi lascio il link del video, andate a vederlo, andate a seguirlo, ragazzi. Signori, perché abbiamo un rigorista, col cimo del Chelsea, con la maglia di Drogba. Il Chelsea che ha battuto ieri il Milan, quindi ci sarà qualche milanista un po' triggerato per questa cosa. Vabbè, mi dispiace, vabbè, ragazzi. Signori, detto ciò, diamo il via alla sfida. In bocca al lupo. Vai, crepi. 50 rigori. Però, signori, prima di partire, ci avevamo dimenticato di qualcuno. È nella tribuna stampa, nel commento tecnico. Praticamente al limite dell'area a guardare, seduto su un pallone, per ovalizzarlo. Mi godo lo spettacolo del mio amico Sodi. È lui, è ZV Jackson, direttamente nella terza categoria. Signori, detto ciò, ci proviamo. Vai. Smorfia per lui. Madonna, primo gol. Mazza com'è partito. Secondo. Oddio, fuori. Ho cercato di angolarla troppo. 50%. Sì, questa l'ho letta, questa l'ho letta. Lo sapeva, non pensavo. Qua è mentale, regà, è mentale. Perché... Te l'avevo detto io. Non ce l'aspettavi il quarto, però, su questa parte. Oh! Stavo andando dall'altra parte. Rimasto immobile. Sì! Che ha preso! Sì. Questo sì, miracolo, l'avevi messa bene. Centrale! Ce l'hai sto rigore da Ronaldo? Sì! Ancora Ragnar! A fuori! Non è gold! Chi è? Zidane, Trezeguet! Sì! Andiamo! Dovrei provare a mettertele un po' più alte, forse è meglio. Beh, oddio, allora, secondo i consigli di Rolando Bianchi, lui diceva di metterle basse apposta. Basse me le pari, ho visto. Proprio un raso terra, dicevo, a fil di palo. Ok. Comunque, davvero, ti sei presentato con un gol nel 7. 2 su 10 però non è tantissimo, potrebbe andare meglio. Devi recuperare un po', perché per arrivare al binario di 50 devi recuperare un po'. Tenetevi pronti perché ne vedremo delle belle. Andiamo con la seconda serie. Ho detto, devo tirare un po' più alto, forse è meglio, perché anche se me la indovina, così è più tosta. Ho capito, ma il primo tiro è sempre lì nel 7, eh? Com'è sta roba? Ecco. Ancora lì! Sto di scatenato! No. Ancora Sodin! 4 su 4, cos'è successo? No, questo no. E adesso rischia il crollo psicologico. Non ascoltarlo. Fenomenale dal dischetto. Sempre lì. Finivi a zero, Ragnar. Fuori. 8 su 10. Cioè, hai fatto 50%. Seconda serie, 8 errori, 8 gol. 8 gol. Incredibile. No, l'ho pareggiata proprio perfettamente. Ha detto 50%. E ci siamo dentro. Io sono qui per distruggere gli obiettivi delle persone. Quindi cerchiamo di fare meno del 50%. Mentre tu. Io vorrei farlo. Se arriva a 25 l'ultimo lo sbaglio. Okay. Facciamo sto meme.
No. Ha detto si aspetterà ancora il tiro nel 7 e infatti l'ha spiazzato. Gol! Non ci credo! Non ci credo, ridicolo! Non ci credo! Non ci credo! Eccolo! Peccato, io volevo il 10 su 10. Fuori! No, la zappata! Per questo sorrido io, per questo! No. Fuori! L'ho presa con l'alluce questa. E questa volta lo legge! Questa volta lo legge! Sì! 15 su 30. Scrivete nei commenti se raggiungerà l'obiettivo dei 25 o no. Mancano 20 tiri. Ha bisogno di 10 gol. 10 gol, cioè la metà. Come sta andando adesso? Come ti senti? Cioè, sono entrato in fiducia, però ecco, poi ogni volta basta che indovina una e diventa complicato poi quella successiva. Sì, signore. Il mio gioco è cercare più si va avanti, più sale la pressione e più lì si cresce. Tosta. No, centrale! Ho sbagliato questa. No! Bello! No. Per lui! Per me! No! E fa gol! Era lentino, però era piazzato però bene. Però hai voglia. Oh, cos'è? Oh! Mamma mia! Ma è ipnotizzato. Mamma mia! Col piedone rispedisce il mittente e poi il miracolo. No! Fuori! Fuori! Lì, fregato! Ho guardato lui fino all'ultimo. 21 su 40. Detto ciò, solo tu puoi perdere questa partita. Praticamente sì. Significa fare 7 errori. Potrei fare 31 se va tutto bene. Andate a vedere la sfida con ZV Jackson, vi lascio qua il link perché con lui siamo lì, eh. Attenzione perché non vi spoilerò niente, ma andate a vedere. Obiettivo, tenerlo sotto ZV Jackson. È ancora in tempo per pronosticare il risultato di Sodin che se la balla col sorriso perché ci crede. Ci proviamo, Jackson. Che è lì a guardare la telecamera con un sorriso amaro perché sa che potrebbe perdere, potrebbe passare ultimo, ma dai, ci sono ancora io, signori, credete nei miracoli. Subito si parte così! Se partiva col palo! Se partiva col palo! Vediamo se non sarà anche questa porta! Occhio! Chi è Neymar? Attenzione! Oh! Questo non vale, eh! Fuori! 23! Servono 2 gol! Palo! Non è gol! Si potrebbe entrare in un tunnel psicologico di non ritorno! Guarda il sorriso amaro! Mani sui fianchi, non per la stanchezza fisica! Eccolo! È psicologia! C'è! Siamo ancora in vita! 3 palloni! Hai aspettato la fine per fare quello centrale. Obiettivo raggiunto. Adesso potrei pareggiare Anto. Adesso potrei. E quindi Ragnar ha perso. Adesso in questi due palloni c'è la vera sfida contro di te, No. Non ti posso più riprendere. Puoi fare 26 però. Basta che batti Ragnar. Devi fare gol. Suo obiettivo è 25 e l'ha raggiunto. Però sarebbe un 50-50. Sì. Ultimo tiro, Sodin. Lo fa o no? Vediamo se va 51-49, 50-50. Attenzione. O vinco o pareggio. Condoglianze. Si allunga e riesce a rimanere stabile sul binario. Un grosso applauso. Perché comunque il risultato e l'obiettivo l'hai chiamato. Era bello. Arrivato. Comunque sì, l'avevo detto. Dai, l'abbiamo fatta, su. Signori, questa è una grande sfida. Questa è una grande sfida. Molto bella, complimenti, molto complimenti. ZV, vieni qua. È un peccato la prima turnata. Se la Eccolo. Fosse stato un po' più concreto, bravi, avevo potuto fare meglio. Però vabbè.
Vabbè, dai, oh. 25. Efficacia al 50%. 50%. Quindi, ragazzi, spaccato. Se dovete far tirare in partita un rigore a Sodin, una volta segna, una volta sbaglia. Speriamo di beccare qua. Però più che altro, ecco, ha fatto tante parate. Me ne ha parate almeno una decina. Proprio devo vederlo. C'è stata una che mi è rimasta. Alla fine, errori veri miei ne avrò fatti forse 5 o 6. Crocio il palo. Peccato per il primo giro. Ti sei divertito? Ti è piaciuta? Sì. Allora, buona, dai, dai. Ci sono anche altre sfide. Vi invito a guardarle. Signori e signori, detto ciò, ZV Jackson. Ciao, raga. Sodin. Ci vediamo alla prossima. Bella, raga. Vuoi urlare tu? No! Ci vediamo alla prossima.